I get up with the wind. Today I'm ready to win, but losing is a game. I keep my roots in. I run through blocks, and no matter what's lost, if it don't kill me today, then it makes me strong. Start to fight. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentrovati su Blu Rating News, queste le notizie della giornata. Mercati, Fideuram Investimenti vede rosa nel 2019. Apple, la mela è caduta in testa alle borse. Borse, scatta la corsa a oro e beni di rifugio. Carige, corsa a due fra Unicredit e UBI. Piazza Affari, coda di matricole all'AIM. Reti, che forza agli uomini di Rebecchi. Il 2019 non sarà un anno di rendimenti brillanti sui mercati finanziari, ma ci sono buone ragioni per pensare che sarà migliore del 2018. A sostenerlo sono gli esperti di Fideuram Investimenti nella loro previsione sull'anno appena iniziato. Il 2018 è stato caratterizzato da incertezze politiche, stretta monetaria della Fed e valutazioni azionarie più basse, tutte tendenze che potrebbero estendersi al 2019, ma c'è comunque ottimismo per un possibile accordo sul commercio tra Stati Uniti e Cina e per una politica di rialzo dei tassi più mite da parte della Fed, nel contesto di un'economia che si manterrà in crescita, seppur in rallentamento. Apple taglia le stime sui ricavi a 84 miliardi di dollari e il suo titolo precipita a Wall Street, un tonfo di quasi il 10%. La notizia del tracollo di Apple ha trascinato verso il basso i listini americani, con Nasdaq e Dow Jones in picchiata e anche gli indici azionari di mezzo mondo. Il gigante high-tech di Cupertino, dopo aver raggiunto i 1.000 miliardi di dollari di quotazione in borsa a ottobre, in questi mesi ha bruciato 446 miliardi. L'accetta sui ricavi deriva dalla frenata sul mercato cinese, dove le vendite dell'iPhone sono state inferiori alle attese. Per Cook, l'incertezza sui mercati finanziari pare aver contagiato i consumatori, erodendo i traffici nei negozi Apple. Le borse mondiali vedono dietro il tracollo della mela le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e un campanello d'allarme per l'economia globale. I segnali di rallentamento dell'economia cinese insieme alla grande volatilità dei listini azionari mandano in rampa di lancio i beni di rifugio. Il valore dell'oro negli ultimi mesi è salito fino ad arrivare in questi giorni vicino a quota 1.300 dollari all'oncia. Un altro bene rifugio come lo yen, la moneta giapponese, si è rafforzato dopo che Apple ha rivisto al ribasso le stime sui ricavi. Altro porto sicuro per gli investitori spaventati dai mercati è il Bund tedesco. Il rendimento sul titolo di Stato decennale tedesco si è abbassato allo 0,15%, tornando ai livelli massimi registrati nel 2016. Tendenze che nel 2019 potrebbero rafforzarsi, soprattutto se l'incertezza sui mercati dovesse perdurare. Sono Unicredit e UBI le candidate principali al matrimonio con Carige. Sono partite le manovre per salvare l'istituto ligure, tornato alla ribalta dopo il commissariamento stabilito dalla BCE nei giorni scorsi. Nella giornata di ieri, l'azionista di maggiore peso, Vittorio Malacalza, si è convinto a partecipare alla ricapitalizzazione della banca per 400 milioni di euro, mentre tra i commissari Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lehner sono al lavoro per trovare un partner, ipotesi caldeggiata anche dalla BCE per risolvere i problemi di Carige. Sia Unicredit che UBI sono candidati ideali perché hanno le dimensioni sufficienti per potersi permettere l'acquisizione, in un'operazione resa ancora più interessante dal fatto che i due gruppi, finora, sono ancora poco presenti in Liguria. Almeno 30 aziende sono pronte a quotarsi all'AIM, il mercato di borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese, un numero notevole che si aggiunge al record di 31 nuove ammissioni registrato nel 2018. Hanno segnato anche dal primato di raccolta che ha toccato 1,3 miliardi di euro. Uno dei nodi ancora irrisolti dell'AIM
è il ridotto numero di scambi, in media inferiore ai 100.000 euro giornalieri, ma una spinta in più potrebbe arrivare dalla modifica alla disciplina dei piani individuali di risparmio, introdotta dall'ultima legge di bilancio, con l'obbligo di investire una quota del 3,5% in aziende di piccole e medie dimensioni. Tra i gestori vi sono però alcune perplessità per alcune incertezze normative e per l'obbligo che i fondi PIR avranno di investire anche nel venture capital, una situazione sulla quale il governo è chiamato a fare chiarezza. Oltre 193.000 euro a testa è il risultato di raccolta netta pro capite messo a segno a novembre dai consulenti della rete BNL BNP Paribas Life Banker guidata da Ferdinando Rebecchi. Il dato emerge dalle rielaborazioni di BlueRating.com sulle statistiche diffuse ieri da Assoreti. A livello di società, va ricordato, la classifica della raccolta di novembre è guidata da Fideuram ISPB, ma la graduatoria della raccolta pro capite vede appunto in testa i consulenti di Rebecchi, seguiti al secondo posto da quelli di Allianz Bank con 147.000 euro a testa ed Intesa San Paolo a quota 128.000 euro. Sopra i 100.000 euro anche i consulenti di Generali che si classificano al quarto posto con 103.000 euro di raccolta netta cada uno. Ora il consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com su Mediaset, giudicato outperform dagli analisti di Mediobanca con fair value 3,50 euro, apertura a 2,78 in scia al progetto per il maxi polo europeo delle TV, piano che dovrebbe essere perfezionato in due mosse, la prima riguarda una fusione con gli asset spagnoli e poi la ricerca di un partner guardando soprattutto a Germania e Francia. Ora vediamo i fondi top e flop di giornata. Ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. Il fondo top Invesco Latin American Equity Fond più 4,43% e poi il fondo flop, quello di UBS Tech Opportunity meno 5,13%. Anche per oggi è tutto, la redazione di Blue Rating augura a tutti un buon investimento. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com